Dal 26 al 29 marzo a Bologna si svolge la 55esima edizione del Children's Book Fair, un appuntamento interamente dedicato al mondo dell'editoria per bambini e ragazzi. Si tratta di uno dei punti di riferimento principali per chi opera nel campo dei contenuti per l'infanzia, al quale prende parte un variegato pubblico internazionale. Anche quest'anno la Regione Calabria è presente con un apposito stand e spazio incontri in cui ospita una serie di appuntamenti di natura culturale ed artistica. L'amministrazione regionale ha creduto di mantenere ancora una volta aperta l'opportunità di ospitare editori, autori, disegnatori, insegnanti e operatori culturali calabresi che potranno così presentare le loro opere editoriali di progetti dedicati a bambini e ragazzi. La regione ha inoltre offerto la possibilità di frequentare la fiera ad alcuni studenti dell'Accademia di Belle Arti di Catanzaro, Valentina Muzzi e Giulia Renzi, e di Reggio Aldo Sacchetti e Pasquale Ferrara, per un percorso di formazione. Abbiamo pensato con la mia collega di reinterpretare quello che è il logo della regione. Abbiamo preso in particolare il pino e la colonna. Io sto rappresentando Atena, che è la dea della conoscenza, appunto per rappresentare la Magna Grecia e quindi quello che è stata la Calabria, in origine, diciamo. Io sto realizzando, come diceva la mia collega Valentina, una reinterpretazione del logo della Calabria. In particolare mi sto occupando della, parte del pino. Quindi sto illustrando la Sila, che è un logo a cui io sono molto legata e che secondo me meriterebbe di essere conosciuto anche più in largo. Io innanzitutto sono molto grata alla regione perché la Children's Book Fair è un'occasione mondiale per tutti gli artisti illustratori che intendono lavorare in questo campo in futuro ed è importante esporsi qua dentro perché è una finestra sul mondo, si può vedere benissimo quali sono le richieste del mercato, cosa manca, cosa già c'è, cosa bisogna migliorare, cosa bisogna fare per migliorare. Innanzitutto. Sto facendo anche live un disegno che vorrò presentare poi alla Portfolio Review, che è un'occasione, diciamo, alla quale tutti andiamo facendo file interminabili, perché penso sia la cosa più importante di questa fiera, secondo me, farsi conoscere. Infatti sono molto grato alla regione, agli enti che ci hanno, le accademie che ci hanno regalato questa occasione. È un'importante opportunità di potermi far vedere da editori, di poter presentare i miei lavori a delle persone, a dei professionisti che lavorano in quest'ambito. Quindi è una cosa importantissima. Ringrazio la Regione Calabria e anche l'Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria.